Abbiamo fatto un'analisi di tutti quelli che sono stati lavori, servizi e forniture che sono stati approvati dal 1 gennaio 2006 e completamente conclusi, quindi anche collaudati, entro il 31/12/2012 e sono stati complessivamente, il quadro economico di spesa approvato era dell'ordine di 635 milioni di euro, dopodiché suddivisi, per avere un ordine di grandezza, circa 516-517 di lavori, 98 di servizi e 19 di forniture. Tutto questo ha portato poi a una fase di gara che è avvenuto in parte a offerta economicamente più vantaggiosa, in parte a massimo ribasso. L'importo contrattuale complessivo che è stato affidato è stato pari a 489 milioni di euro e il dato più interessante, la spesa effettiva poi al fine di tutti i lavori, servizi e forniture effettuate e collaudate è stata ancora minore di 473 milioni di euro. Questo vuol dire che rispetto al quadro economico approvato c'è stato un risparmio di 161 milioni di euro per un totale del 25% e questo è un dato assolutamente importante perché conclude un processo complessivo che va dalla progettazione al bando di gara, all'esecuzione, al collaudo di lavori, servizi e forniture.